Sul finire del secondo conflitto mondiale, proprio nel momento in cui la persecuzione degli ebrei arriva alla tragedia dell'Olocausto, in Italia, precisamente in Romagna, avviene qualcosa di straordinario. Nelle fila dell'esercito britannico combatte, dal marzo all'aprile 1945, un corpo di fanteria costituito da migliaia di volontari, la Brigata Ebraica. Ernest Frank Benjamin, militare canadese, ne prenderà il comando. Dopo 2000 anni, gli ebrei hanno nuovamente un generale.